Dopo l'uccisione di un ragazzo bengalese a Palermo, accoltellato la scorsa settimana, in centinaia sono scesi in piazza per dire no al razzismo. Cittadini extracomunitari e associazioni hanno manifestato per le vie del centro per sensibilizzare la città. Presenti anche alcuni volontari del giornale La Comune. Pensiamo che manifestazioni come queste siano molto importanti perché c'è bisogno di solidarietà, perché siamo parte di una stessa umanità. Noi ci ritroveremo su questi temi anche il 1° maggio, qua in Piazza Verdi a Palermo, con tutte le persone e le associazioni solidali che vorranno esserci. Siamo per ricordare la morte di una persona che se non fosse stato per questa piazza sarebbe rimasta in silenzio ed è vergognoso, ed è terribile. Siamo vicini alla comunità dei fratelli bengalesi che stanno cercando di mandare la salma di questo ragazzo in Bangladesh dalla famiglia. È una protesta per sensibilizzare la città? Sì, innanzitutto per suscitare la coscienza nelle persone che si può vivere diversamente, si può vivere meglio se si è più solidali. Perché non abbiamo mai nessuno che ci aiuta. Lo auguriamo che il Dio lo proteggerà. Quello, possiamo augurare solo e sperare che troviamo qualche soluzione facendo questa manifestazione.